è stata un'ottima cornice di pubblico quella che ha assistito al concerto del pianista Giuseppe Vaccaro, del violinista Vincenzo Picone e del soprano Aoi Ionamine. Quarto appuntamento della stagione concertistica organizzata dall'Accademia Culturale Il Cerchio delle Arti. I tre artisti hanno dato vita ad un programma molto intenso. Nella prima parte, Picone e Vaccaro hanno eseguito brani di Grieg e di De Sarasat, mentre nella seconda parte, Vaccaro e Ionamine hanno fatto ascoltare pezzi di Turina, Verdi e Strauss. I musicisti che si sono esibiti a Sciacca sono stati già notevolmente apprezzati in alcuni dei più importanti teatri italiani ed europei. Io ho lavorato tantissimo in orchestra, eh, sostanzialmente è quello che mi piace di più. Ehm... Ho avuto la fortuna di entrare a far parte di, di questo organico, di questa orchestra giovanile che è la Cherubini diretta da Riccardo Muti. E ho avuto la possibilità di crescere con, con un maestro del genere. Eh, di, di suonare in posti straordinari come l'Opera di Parigi, la Sala d'Oro di Vienna il Senato della Repubblica e tantissime altre sale importanti sono appena tornato da eh, una tournée spagnola, abbiamo suonato dal Teatro Real di Madrid anche lì è stata un'esperienza fantastica quello che si impara sul campo con, con un direttore del genere non si può imparare da nessun'altra parte le, le mie più importanti esperienze musicali eh, sono m, state dal punto di vista della musica da camera. <ride> Ho suonato in importanti sale da concerto, eh, tra, le, tra le quali l'e-centrum il, il di riding, eh, con un'esperienza organizzata dal Conservatorio di Parma. E lì m, abbiamo eseguito la sonata per due pianoforti e percussioni di Bartok, che è uno dei pezzi più... Complessi per quanto riguarda la musica da camera, <coughs> e poi ehm, ho approfondito molto il repertorio lideristico e anche mm, con il soprano Aoi Yonamine, eh, con la quale abbiamo fatto diversi concorsi e abbiamo cantato in, e suonato in, diversi, in diverse sale da concerto di Italia. Ancora una volta l'auditorium dell'ex convento di San Francesco si è trasformato in teatro e ha dato luogo ad un appuntamento che sta diventando fondamentale per gli appassionati della musica colta. Prossimo concerto sabato 5 maggio con il trio intermezzo composto da Rosemarie Soncini, Mariana Cosireano e Miai Spinei.